Bentrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. In primo piano subito le questioni sul Monesi perché si attende ancora il decreto del Presidente della Repubblica sullo scioglimento del Consiglio Comunale di Sulmona. Oggi è 23 febbraio. Per tornare al voto a primavera, il decreto dovrà arrivare entro la giornata di domani. Il servizio è di Andrea D'Aurelio. A Sulmona la campagna elettorale è già cominciata, ma che si voti la prossima primavera non è ancora ufficiale. Mancano poco più di 24 ore alla fatidica data del 24 febbraio, il termine entro il quale il Consiglio Comunale dovrebbe sciogliersi perché il Comune di Sulmona possa partecipare alla prossima tornata elettorale. Dal commissario prefettizio Giuseppe Guetta, sin dal giorno del suo insediamento a Palazzo San Francesco, sono arrivate subito rassicurazioni sulla breve durata del suo commissariamento. Alcune indiscrezioni di queste ore lasciano intendere che il decreto del capo dello Stato, Sergio Mattarella, che sancirà formalmente lo scioglimento dell'assise civica sulmonese, potrebbe arrivare da un momento all'altro. Carte alla mano, il Consiglio Comunale resta ancora sospeso. In pochi, tuttavia, sembrano preoccuparsi per un commissariamento lungo un anno e mezzo. La caduta dell'amministrazione comunale risale allo scorso 11 febbraio, quando 9 consiglieri comunali hanno firmato in blocco le dimissioni, provocando la fine anticipata del mandato dell'ex sindaco Peppino Ranalli. Le pratiche per lo scioglimento dell'organo consiliare sono state avviate di lì a poco, ma mai come questa volta è stata una corsa contro il tempo. Se il decreto di Mattarella arriverà nelle prossime ore, i sulmonesi tornerebbero alle urne in una data compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, probabilmente il 5 giugno. Sarebbe una vera sorpresa se invece tutto ciò non avvenisse nei tempi stabiliti. Intanto con la fine anticipata dell'amministrazione comunale e l'arrivo del commissario prefettizio è tutto fermo al comune di Sulmona. Sentiamo. Risultano attualmente fermi a Palazzo San Francesco quei progetti importanti che attendono di essere approvati dal commissario prefettizio Giuseppe Guetta. Si tratta di circa 8 milioni di euro di opere per la città che giacciono nei cassetti, a cominciare dai 580 mila euro per il rifacimento dell'asfalto nelle strade cittadine che dovranno essere pronte per ospitare a maggio la partenza di una tappa del Giro d'Italia. Non ci sono notizie sul bando per l'affidamento di spazio video nell'ex convento di Santa Caterina. Dopo l'approvazione del progetto avvenuta a fine dicembre da parte del Consiglio Comunale, che prevede un investimento di 250 mila euro della Camera di Commercio, uniti ai 100 mila euro del Comune. Sono attesi inoltre i bandi per far partire i lavori al Liceo Classico Video e a Palazzo Pretorio, come quello per l'assegnazione dei 64 alloggi del contratto di quartiere. C'è infine la necessità di chiudere le procedure del collettore turistico dei FAS. Progetti pronti e deliberati tutti dall'amministrazione Ranalli, facenti parte dell'ordinario che dovrebbe portare a termine il commissario prefettizio con l'avallo dei dirigenti e del segretario generale, ma di loro in questi giorni non c'è traccia. Su determinate questioni si rischia di non fare in tempo e di creare spaventosi ritardi che la città non merita. C'è l'urgenza di far funzionare la macchina amministrativa che, in assenza di un sindaco, sconta ora parecchie lacune, in quanto il commissario Giuseppe Guetta non è presente tutti i giorni, visto che è impegnato nel suo incarico principale di viceprefetto vicario. Posso darvi Nel questa notizia? frattempo sono ancora aperte le ferite della fine anticipata dell'amministrazione Ranalli, con i cittadini che continuano ad assistere ai botta e risposta tra le parti. All'ex sindaco Peppino Ranalli, che ha dichiarato come la verità emergerà presto, gli ha risposto Bruno Di Masci per conto del PD locale, dicendo che la realtà è riconducibile all'atteggiamento assunto dal primo cittadino che tramava contro il partito. I sulmonesi meritano di riavere al più presto un'amministrazione comunale. Schierarsi con Gerosolimo? Ma anche no. Così il leader di Sovranità Sulmona, Alberto Di Giandomenico,
sulle prossime elezioni amministrative. L'esponente di Sovranità chiede l'unione del centrodestra. Il servizio è di Andrea D'Aurelio. Con Gerosolimo assolutamente no. Il leader di Sovranità Sulmona, Alberto Di Giandomenico, sta pensando alle prossime elezioni amministrative e di una cosa è certo, mai si schiererà con l'assessore regionale Andrea Gerosolimo e mai con Bruno Di Masci. Se questa città continua ad averli non si va da nessuna parte, afferma a chiare lettere il referente di Sovranità, riferendosi ad entrambi. Di Giandomenico vuole un candidato per il centrodestra che sia super partes, esterno ai movimenti e partiti che lo sosterranno per le amministrative a Sulmona senza accordi e visioni affaristiche. Ho chiesto a Forza Italia e a Fratelli d'Italia di stare insieme e di fare un unico blocco, riferisce il leader di Sovranità. Personalmente chiedo al centrodestra un candidato sindaco sostenuto da tutti noi, compreso liste civiche. Non voglio in alcuna maniera però essere parte di un disegno politico insieme a Gerosolimo, né al primo turno e nemmeno a ballottaggio. Con i soliti noti e i soliti giri di valzer non ne usciremo mai da tutto questo secolare impasse, tuona Di Giandomenico, ricordando che negli ultimi anni ha combattuto non poche battaglie per il bene della città. Punto nascita, emergenza abitativa, mense scolastiche, tribunale, lavoro e immigrazione. Quello che chiedo, conclude, è un cambiamento di rotta per salvaguardare gli interessi del territorio. La realtà dell'Abruzzo è purtroppo diversa dal solito quadro ottimistico, magari dipinto con battute, sorrisi e slogan che il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha rappresentato ieri durante la sua visita. Quanto afferma la vicepresidente del gruppo di Forza Italia al Senato, Paola Pelino, che si riferisce alla visita di ieri in Abruzzo del premier Matteo Renzi. Non basta fare il protagonista all'interno di una delle aziende più produttive della regione con la complicità del governatore D'Alfonso, perché la situazione del tessuto economico abruzzese resta critica anche per effetto delle mancate politiche del governo regionale e della scarsa attenzione che Renzi ha riservato in generale per il Mezzogiorno. Davvero c'è da chiedersi a chi possa giovare questa continua retorica dell'ottimismo, questa visione miracolistica che stride nettamente con la realtà, conclude la senatrice Paola Pelino. E lasciamo gli aspetti della politica, ci occupiamo d'altro. Il noto disturbatore TV Gabriele Paolini si confessa in un libro che arriverà in tutte le librerie d'Italia. Il testo è edito dalla casa editrice sulmonese Lupi Editore. Andrea D'Aurelio nel servizio. Gabriele Paolini, il disturbatore TV più conosciuto d'Italia, si confessa in un libro scritto dalla giornalista Maria Rosa Barbieri, intitolato L'ho amato, aveva 17 anni, edito dalla casa editrice Lupi Editore di Sulmona, che sarà disponibile nelle migliori librerie italiane a partire dal 26 febbraio. La biografia si presenta sotto forma di un'intervista a fiume in cui Gabriele Paolini racconta il suo amore per il giovane Daniel e la sua vicenda giudiziaria, accusato di induzione alla prostituzione minorile e tentata violenza sessuale. La biointervista si apre con una dedica a Silvio Berlusconi. La scelta della pubblicazione deriva dal fatto che quello della biointervista riteniamo sia un genere poco battuto e a nostro avviso molto interessante, perché contiene la precisione e la profondità di una biografia e la leggerezza e la colloquialità di un'intervista, sostengono gli editori Jacopo Lupi e Nunzio Del Cimmuto della casa editrice sulmonese Lupi Editore. Ho deciso di pubblicare la biointervista di Gabriele Paolini perché è un uomo che è stato massacrato letteralmente dalla stampa, dalla politica e dalla Chiesa, proprio soltanto perché ha denunciato, fu uno dei primi a denunciare la pedofilia nella Chiesa. Abbiamo analizzato le carte processuali e analizzato accuratamente il testo che ci ha sottoposto la scrittrice Maria Rosa Barbieri e abbiamo ritenuto giusto dare voce a chi è stato massacrato dai poteri forti. La biointervista inoltre è un metodo innovativo, è un'intervista biografia, un metodo innovativo della letteratura che la Lupi Editore ha deciso di lanciare.
Tra le pagine di Lo Amato, aveva 17 anni, sono citati inoltre altri personaggi noti del mondo dello spettacolo e del giornalismo, come Emilio Fede e Fabrizio Corona, per i quali Paolini esprime la sua opinione. Venerdì prossimo dalle 11 all'Auditorium Corradino d'Ascanio dell'Istituto Omnicomprensivo di Popoli si svolgerà un workshop dal titolo Gli studenti e il territorio in collaborazione con l'istituto stesso ospitante e del Comune di Popoli. Continua così il percorso di sensibilizzazione sul tema della coesione territoriale in Abruzzo, approcciando gli studenti e i giovani, coinvolgendoli e rendendoli di fatto protagonisti. Essi, spiega una nota dell'associazione Ripensiamo il Territorio, svolgeranno ruoli di rilievo con l'obiettivo di costruire un format che possa essere esportabile anche in altre realtà dell'Abruzzo. È previsto che un loro rappresentante affianchi il moderatore, il giornalista Ennio Bellucci, mentre un'equipe di altri 5 studenti affiancheranno i relatori con un focus group che seguirà gli interventi, desumendone le parti più interessanti dal loro punto di vista e quindi producendo una sintesi che possa essere poi fruibile dagli amministratori e politici partecipanti per realizzare le basi necessarie per la migliore coesione territoriale. Alcuni di loro si occuperanno anche di dialogare in contemporanea tramite social network, rendendo virali temi che si affronteranno dalla trasportistica alla migliore mobilità, dalla connettività alla digitalizzazione delle attività che possano rendere la scuola all'altezza dei tempi globalizzati e delle nuove sfide europee in corso. Dopo l'apertura dei lavori affidata alla dirigente scolastica Patrizia Corazzini, il workshop si avvarrà anche di teleconferenze e interventi dal vivo di spessore. Tutto questo venerdì 26 febbraio alle 11 all'Auditorium Corradino d'Ascanio di Popoli. 79 campioni di olio saranno presentati nella decima edizione di Frantolio, la giornata di promozione dell'olio extravergine d'oliva che si svolgerà a Cocullo ed Anversa degli Abruzzi i prossimi 26 e 27 febbraio. Numeri straordinari se si considera che nelle prime edizioni i partecipanti erano una ventina. La notizia è arrivata stamane in conferenza stampa dal presidente dell'associazione Rustica e Gentile Franco Volpe. In quanto alla produzione di olio, dopo l'annata nera del 2014, nel 2015 si è registrata una lieve ripresa con il 40-45% a seconda delle zone. Abbiamo pagato le avversità atmosferiche e l'attacco della mosca olearia, ma quest'anno la produzione è tornata, fa notare Volpe, che non manca di sottolineare lo straordinario risultato raggiunto da Frantolio, che quest'anno chiama a raccolta quasi 80 produttori. Ma ascoltiamo proprio il presidente dell'Associazione Rustica e Gentile, Franco Volpe, intervistato da Andrea D'Aurelio. Numeri sulla produzione dell'olio quest'anno in Valle Peligna, crescita oppure un'annata nera? Allora, quest'anno la produzione oscillata sul 40-45% dalle zone. Perché abbiamo pagato una situazione dei 2 anni precedenti dovuta alle avversità atmosferiche e poi dovuta all'attacco della mosca oleare che per 2 anni ha portato a secco la produzione del prodotto, mentre quest'anno la produzione è tornata, però con un'oscillazione in media dal 45-50%, però variando da zone a zone.
Ci sono 79 campioni in più? Sì, quest'anno alla partecipazione della 10ª edizione parteciperanno 79 produttori che hanno fornito 79 campioni. È un fatto molto positivo perché noi abbiamo iniziato il concorso Bonolio Piligno nell'anno 2006, dove i produttori che hanno conferito i campioni erano all'incirca una ventina, mentre con gli anni sono stati sempre in modo crescente e quest'anno siamo arrivati su 79 campioni. Un fatto molto positivo perché il concorso è stato il trampolino di partenza anche per valorizzare questo oro verde, io così lo chiamo, che nella Valle Peligna c'è questo prodotto che è l'oro verde, e poi con il concorso la gente ha inculcato la cultura di come fare il buon olio, perché molti oli all'inizio erano difettati, oggi siamo arrivati ad avere soltanto una minima percentuale di oli difettati, all'incirca del 2-3%, ma neanche. E questo è molto positivo perché ha migliorato sia da parte del produttore ma anche da parte del frantoiano di fare un buon olio sul territorio. Le novità di questa edizione di Frantolio? Novità di quest'anno che ci siamo inventati, perché è una manifestazione che si svolgerà nel comune di Anversa e gli Abruzzi, che è il comune che si trova in altezza proprio al limite della coltivazione dell'ulivo tra Anversa e Cogullo. I due comuni si sono messi insieme e l'edizione di quest'anno si svolgerà nel comune di Anversa. E il giorno 26 ci siamo inventati un'iniziativa sia con i bambini e sia poi con le persone adulte. Con i bambini è stato organizzato un laboratorio didattico, merendiamoci con l'olio extravergine di oliva, che avrà inizio alle ore 16, mentre alle ore 18 ci sarà un medico ricercatore che parlerà sul consumo dell'olio extravergine di oliva. La banda pugliese di Rutigliano compone una marcia per Pino Basile, il patron del Festival delle Bande di Pratola. Per la prima volta sarà eseguita il 1 maggio nel Centro Peligno in occasione della Festa della Madonna della Libera. Ci presenta l'evento Andrea D'Aurelio. Il complesso bandistico di Rutigliano compone una marcia in onore di Pino Basile, il patron del Festival delle Bande Maggiorette, città di Pratola Peligna, morto lo scorso 8 ottobre dopo una lunga malattia. I fautori del nobile gesto sono il vice maestro della banda, Raffaele Pagliarulli, e Antonio Petrone, affermato concertista del panorama bandistico pugliese. La marcia, che rispecchia il carattere di Basile, allegro e frizzante, verrà eseguita per la prima volta il prossimo 1 maggio a Pratola Peligna, in occasione dei festeggiamenti della Madonna della Libera, dopodiché farà il giro della Valle Peligna e della Puglia. La notizia è stata accolta con gioia e commozione dai familiari, dalla moglie Patrizia e dai figli Igino e Ida. Sono fiero e orgoglioso, è un gesto che mi riempie di emozione e farò di tutto per portare questa marcia in giro per il territorio, commenta Gino Basile. Ringrazio pubblicamente tutti loro, uno ad uno, per l'amore e la stima che continuano a dimostrare nei suoi confronti. Siamo commossi, non vediamo l'ora di ascoltare la marcia, aggiunto Ida sulla rete sociale di Facebook. Non a caso sarà proprio la festa della Madonna della Libera a tenere a battesimo la marcia realizzata in onore di Pino Basile, che amava sia le bande che la Madonna. È proprio vero che nessuno muore se vive nel cuore di chi resta. Per il compianto e indimenticabile Pino, la banda suona ancora una volta. Una favola musicale con tanto di voce narrante. Ciò è stata la Colibri Ensemble, che si è esibita la scorsa domenica al Pacifico per la Camerata Musicale Sulmonese, il servizio di Gaetano Trigilio. Questa è una fiaba musicale. Ciò significa che tutti i personaggi vengono rappresentati da uno strumento. Proprio questa è la cosa spettacolare che ha fatto Prokofiev. La Camerata Musicale Sulmonese questa volta ha offerto al suo pubblico una favola musicale, il concerto di una formazione denominata Colibri Ensemble. Il Colibri Ensemble è un'orchestra da camera di Pescara, è una compagnia attiva stabilmente in città, ha una sua stagione concertistica da novembre a maggio. L'ensemble è di recente formazione, nasce nel 2013 prendendo spunto da una favola per bambini, la favola del colibrì. Della formazione musicale fanno parte
musicisti di alto livello che hanno già lavorato in prestigiosi teatri ed orchestre come il Teatro alla Scala di Milano, l'Orchestra Filarmonica Toscanini di Parma, il Teatro Reggio di Torino e molto molto altro. L'anatra invece starnazzò terrorizzata e stupidamente balzò sulla riva. La formazione al suo attivo collaborazioni con importanti artisti del panorama nazionale e internazionale. Il suo repertorio spazia dalla musica contemporanea al repertorio classico sinfonico. Nel concerto sulmonese sono state eseguite musiche di Berio e François, ma il concerto era incentrato sulla fiaba musicale di Pierino ed il Lupo, una favola concepita e musicata da un gigante della composizione, Sergei Prokofiev. Poi disse all'uccellino: ecco, perfetto, adesso vola giù e mettiti a ronzare intorno al muso del lupo. Oh, attento a non farti prendere però, eh. Sergei Prokofiev pensò questa favola per l'infanzia, costituita da musica e testo, si avvale per l'esecuzione della voce di un narratore con l'accompagnamento di strumenti dell'orchestra che rappresentano, di volta in volta, i personaggi della storia. Un'opera questa di Prokofiev di grande valore artistico, che sottolinea la straordinaria produzione che il musicista russo ha dedicato al balletto, ma al contempo un'occasione per i giovanissimi di ascoltare la grande musica con la superficiale leggerezza che questa fiaba ispira. Al via domani le gare dei campionati mondiali studenteschi di sci che coinvolgeranno circa 450 atleti provenienti da 16 paesi. L'Italia si presenta con due formazioni, la nazionale A e la squadra B, con una maggioranza di atleti abruzzesi. Le gare si svolgeranno contemporaneamente dalle 8:30 circa per tutta la mattinata nelle stazioni sciistiche di Campofelice e Ovindoli Monte Magnola per lo sci alpino e lo sci nordico. Domani sarà la volta delle due manche di slalom gigante, della individuale di sci nordico in tecnica libera per le categorie C1 e C2 maschili e femminili. Giovedì alla stessa ora saranno disputate le gare di slalom speciale e della staffetta per lo sci nordico. Questa mattina lo staff tecnico ha effettuato la ricognizione delle piste. E adesso è giunto il momento della nostra rubrica Buon Appetito per conoscere il piatto del giorno. Vediamo. Che profumino! Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Eccovi oggi un primo piatto molto appetitoso, i maccheroni alla chitarra con il ragù di agnello. Iniziamo come al solito dagli ingredienti. Per prepararlo per 4 persone occorrono 350 g di farina, 4 uova, pecorino abruzzese grattugiato, sale e farina per la spianatoia. Iniziamo ora la preparazione della ricetta. Setacciate la farina sulla spianatoia, fate la fontana e al centro sgusciate le uova e una presa di sale. Lavorate la pasta energicamente a lungo, quindi fatela riposare per 15-20 minuti coperta con un canovaccio. Stendete la pasta sulla spianatoia infarinata a uno spessore pari alla distanza tra le corde della chitarra, tagliatela in pezzi rettangolari poco più piccoli dello strumento, appoggiateli sui fili e passate sopra il matterello, muovendolo più volte fino a tagliare la pasta e ottenere i maccheroni con la tipica sezione quadrata. A mano che saranno pronti, disponeteli sulla spianatoia infarinata ad asciugare. Preparate il ragù, condite la carne con poco sale e pepe, scaldate 5 cucchiai di olio in una casseruola, unite l'aglio sbucciato e le erbe aromatiche tritate. Dopo pochi minuti aggiungete la carne e fatela rosolare per circa 15 minuti mescolando. Bagnate con il vino, lasciatelo evaporare a fiamma vivace, poi unite i pomodori tritati, regolate di sale e proseguite la cottura per un'ora e 40 minuti circa, mescolando di tanto in tanto a fiamma bassa e recipiente
coperto. Se necessario, unite poca acqua calda. Portate ebollizione abbondante acqua, salatele e cuocete i maccheroni, scolateli al dente, conditeli con il ragù preparato e servite spolverizzando di pecorino grattugiato e a piacere con alcuni stimi di zafferano. Puoi leggere le ricette della rubrica Buon Appetito sul sito www.ondatv.tv. Che profumino! Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa fa tutta qua? E concludiamo con la programmazione dei film alla multisala Igioland di Corfinio, Zootropolis, con proiezioni alle 18.10 e 20.40, Deadpool alle 18.20 e 21.10, Perfetti Sconosciuti con proiezioni alle 18.10 e 21.10. È tutto per questa edizione del giorno del nostro telegiornale. Prossimo appuntamento con l'informazione in diretta questa sera alle ore 20. Ci salutiamo con le previsioni del tempo a cura di meteoaquilano.it. Arrivederci. È iniziato un periodo che sarà caratterizzato dal passaggio di diverse perturbazioni atlantiche che poi culminerà tra fine mese e inizio del nuovo mese con la formazione di una profonda bassa pressione all'interno del Mediterraneo. Nelle prossime ore arriverà qualche nube da nord, ma senza portare fenomeni significativi o nulli. I venti risulteranno moderati sud-occidentali sul settore interno, di direzione variabile su quello costiero. Il mare risulterà mosso. Le temperature saranno stazionarie dopo il leggero calo delle massime. La tendenza per la giornata di mercoledì 24 febbraio: avremo nuvolosità sparsa a tratti irregolare, soprattutto sui comparti centro-orientali della regione, con associato anche qualche debole precipitazione. Dal pomeriggio invece ci saranno delle velature o nuvolosità alta in arrivo da nord-ovest. Ventilazione debole o moderata settentrionale fino al pomeriggio, quando poi ruoterà dai quadranti meridionali. Il mare risulterà mosso. Temperature massime e minime in diminuzione, che oscilleranno nelle minime tra i più 3 gradi dell'Aquila e di Avezzano, i più 5 di Sulmona ed i più 8 di Pescara. Nelle massime tra i più 11 gradi dell'Aquila, i più 13 di Sulmona ed i più 16 gradi di Pescara. Stefano Bernardi, meteoaquilano.it.